In questa puntata di Cucine da Incubo, lo chef Cannavacciuolo è al ristorante Mangiarte. Non c'è nessuno? Ha trovato un menù a base di piatti assemblati. Devi cucinare, non assemblare. E ingredienti surgelati. Fa proprio schifo questo piatto. Questo è il suo piatto forte, eh? Un locale dall'identità confusa. Uno staff senza alcuna esperienza. Che mi ricordo? Io sono antuito, sono nato. Lo chef Cannavacciuolo dovrà provare a trasformarlo in un autentico ristorante. Non avete capito il concetto di ristorazione qual è? Con una forte personalità e gestito da veri professionisti. Sta animale. Siamo a San Lorenzo, uno dei quartieri più caratteristici di Roma, ricco di locali e meta serale preferita dai giovani romani. Qui, pochi anni fa, Mario e Dario hanno aperto il Mangiarte. Per entrambi si tratta della prima esperienza nel campo della ristorazione. Abbiamo improvvisato tutti quanti, io in primus e tutti il resto appresso a me. Ho fatto tanti anni barista quando ero piccolo, poi crescendo ho fatto anche catering. In cucina lavorano Massimo e Chiara, anche loro senza una formazione specifica. Sono oltre 20 anni che cucino, l'ho sempre fatto per passione, mai a livello professionale. Prima lavoravo come banchista in una pizzeria a Taglia. Mario e Dario hanno cambiato spesso idea sul menù e sull'impostazione del locale. Ognuno di noi che si sveglia ha un'idea nuova e mettiamo in pratica, ma i risultati sono sempre gli stessi. Con il tempo le idee si sono accumulate una sull'altra. All'inizio facevamo una cucina più a buffet per fare più clientela possibile, poi l'abbiamo tramutata in cocktail, bar, caffetteria, dolceria e birreria. Al bar c'è Ugo, il figlio di Mario. Lavoro al bar, faccio i cocktail e anche in sala quando serve. Al Mangiarte i cocktail costano poco, il lavoro serale notturno ha così preso il sopravvento e ora il locale è aperto quasi 24 ore al giorno. All'ora di cena facciamo solo 2-3 coperti a sera. I clienti arrivano dalle 11 fino alle 3, alle 4, alle 6 del mattino. Pranzo, cena, notte, non so che servono, non lo so manco io sinceramente. In questo locale la notte regna veramente il casino. In poco tempo il Mangiarte è diventato popolare come locale dopo cena e notturno, relegando cibo e cucina a servizi accessori. La notte vengono a mangiare perché magari non sanno quello che mangiano, secondo me. Questo locale credo non si capisca bene, che è un posto dove si mangia. In cucina, alimenti surgelati e confezionati sono spesso la base di piatti molto semplici. Secondo me la cucina non si può mangiare. Massimo, però, non sempre riesce a gestire le comande. Se arrivano 10 persone insieme, si va in tilt totalmente. Magari devo cucinare 3 piatti diversi per 3 persone diverse, mi si crea un pochino di fila. L'abitudine a un servizio più da birreria che da ristorante crea grandi difficoltà a pranzo e a cena. La sala non comunica con la cucina non comunica con la sala. Il caos regna proprio sovrano. Il problema principale è la confusione nelle ordinazioni. Capisci la scrittura? Mi scontro con i camerieri specialmente. Io faccio il cameriere, perciò mi devi seguire quello che dico. Tante volte si perdono le comande, tante volte non si capiscono bene gli ordini. Spesso i piatti restano in attesa in cucina. Attorno comunque qualcuno lascia sempre il segno. Se tiriamo pure la roba, qualcuno li diciamo spesso. Con molta calma. Mario dà indicazioni al resto dello staff, ma il più delle volte senza successo. Vorrei da loro un qualcosa di più che non te possono dare perché alla fine c'hanno 20 anni. La confusione si riflette anche sui conti del ristorante. Il lavoro notturno, infatti, copre a malapena le spese e senza incassi più consistenti, il locale rischia di chiudere. Se continuiamo in questa maniera, prima o poi dovremmo fare delle scelte. Devo essere sincero, io un grande futuro non lo vedo. Finché io posso coprire, sicuramente si va avanti come si sta andando avanti adesso. Speriamo che posso coprire tutta la vita, perché se penso che non posso più coprire, non credo che questo locale ci abbia una lunga durata. Non sarà facile per lo chef Cannavacciuolo dare un'identità precisa a Mangiarte e insegnare le nozioni di base a uno staff totalmente inesperto e confusionario. Lo chef Cannavacciuolo è arrivato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. San Lorenzo, un bel posto per aprire un bel ristorante. C'è pure tanto movimento. Mangiarte 24 ore, ma che è una farmacia?
Trattoria, ristorante, Risto Pub, cocktail, penne alla vodka. Mamma mia, fammi entrare, fa. Noi abitualmente siamo tutti in cucina, smangiucchiamo qualcosa. C'è nessuno? Non c'è nessuno? Ma c'è qualcuno? Guardiamo dal monitor, però se entra qualcuno. Buonasera. Buonasera, è chiuso? No, no, è aperto, chef. Stavamo facendo le preparazioni. Buonasera, chef. Chi sei? Sono il titolare, Dario. Sei da no, solo? C'è Mario? Mario? Tu sei Mario? Mario. Piacere. Stai mangiando? No, no, non stavo a mangiare. Non stai mangiando? No, no, assolutamente no. Assapora. Assapora. Ma siete aperti 24 ore, ho letto fuori? Sì. Anzi, a notte soprattutto cuciniamo. Perché di giorno lavorate come? A pranzo, a cena facciamo su 4-5 coperti. Se lavora più la notte, quando escono dai discoteche vengono qua a mangiare, quindi le spese che ci sono. È l'unica entrata che c'avete? Sì, diciamo adesso la notte riesce a farci recuperare spese. E che cucina fate? La cucina è buona. È buona? Cucina è casareccia, non è una cucina... romana. Dai, fatemi assaggiare qualcosa. Prego, certo. Buonasera, chef. Sei stanco, voglio? Un pochetto sì. Tanta gente, eh? Sì. C'è stato solo quando faccio, non c'era nessuno. Questa è la tua tenuta da cameriere? Purtroppo questo passa al converto. Poi puoi andare a ballare, no? Dopo sì. Ma io sto sempre così. Ma stai mangiando? Una gomma. Ci sta bene, ne parli con i clienti. Patrizio, si ama così com'è? O lo ami o lo odi. Cucina vegana, su prenotazione. Cosa fate come cucina vegana? Che facciamo? Che ne so, me lo devi dire te. Improvvisiamo. Ormai viene la cliente, ci dici che cosa c'ha oggi, non è come sappiamo. Vabbè, il menù rispecchia molto il locale. Eh sì, non si capisce niente. Tutto a posto? Posso aiutare io? E tanto non è che cambia niente, che tutto no. Il menù è quello. Allora, assaggio questa matriciana. Ok, posso andare? È sulla matriciana, devo mangiare. Mezze maniche alla boscaiola, linguine, cacio e pepe. Oh, quello gli ho ordinato 3 piatti di pasta, oh. Gli ho detto ma che te mangi tutte e 3? Poi salsiccia al mirto e scamorza al prosciutto, va bene così. Ok. Proprio oggetti che non si capiscono, messi a caso. Mangiarte. Quasi sono mangiati l'arte ed è rimasto pure sullo stomaco. Un teschio che ti guarda mentre mangi, una bellissima cosa. Ah, bella buffata, eh? Beato te. Questa barca rappresenta il ristorante, in bilico. C'è uno spazio pure fuori, ma è abbandonato a se stesso. Peggio che dentro. Buonasera. Oh, buonasera, chef. E tu chi sei? Piacere, Ugo. Qua cos'è? Il pub, diciamo? È l'area del bar. Facciamo i cocktail, caffetteria e tutto il resto. E tu fai la parte del bar? Lavoro sul bar e poi quando serve esco un sala, da una mano se c'è parecchio lavoro. Sempre con la stessa divisa, diciamo? Diciamo, ne cambio tutti i giorni. Com'è? Patrick. Assaggio. Io so già. Io sto dietro, non la posso mangiare, basta. Ho usato un po' di pancetta di merda. Della matriciana c'ha poco. In effetti. È una pasta al pomodoro. È una pasta al sugo. Mi piaceva. Ma io lo porto io il piatto. Vai, porto io, no. Posso farti compagnia? Dove? Io mi metto spesso a sedere con i clienti. I piatti si mangiano prima con gli occhi, senza assaggiarlo, no? Ha usato dei piselli in scatola. Un secondo, me lo dai? Ma che ha usato i piselli in scatola? Sì. Un corpo di tebia. Sì, ha usato i piselli in scatola. Ha usato i funghi in scatola. Vabbè, un secondo. Ma che ha usato i funghi in scatola? No, congelati. È stato Caruccio qua, ha detto no, è scatola, congelati. Poi, cos'è sta roba che non capisco cos'è? Se è prosciutto, salsiccia, carne, non lo so che cos'è. Questo che è? Prosciutto. Prosciutto. Sono dadini di prosciutto crudo. Ci vuole un mago per indovinare. Ah, stava buttato, chef. Mamma, che faccia che ha fatto. Quando guardavo nel monitor vedevo le espressioni che hanno facciolo che non erano positive. Mario, se io ti devo pagare un piatto di pasta e spendere 20-30 euro per mangiare 2 piselli in scatole con 2 funghi... Massimo, sta a del meglio, pensa quando sta normale. Se non c'ero io seduto a tavola ci mettevo pure la panna. Ci faccio una scommessa. Massimo, ma di solito tu a questa pasta ci metti la panna? Te voglio sempre più bene. Ma posso già la matriciana con la gomma, che schifo. Ma che faccio? Gli arrivavo davanti, vieni, aspetta. Ma dove sono capitato?
sulle linguine, cacio e pepe, ho pensato che forse ce l'avrei fatta come chef. Ce la puoi fare, Massimo, ce la puoi fare. Prego, chef. Questo è un peccato. L'esecuzione ci può pure stare, ma il cacio che fa schifo. Ci ha detto che questa è buona, però la colpa non è tua, è del pecorino che è scadente. C'è perfettamente ragione, ho detto 100 volte. Questo pecorino, Fabrizio, fa cagare. Che? Assaggia un po' sta pasta? Comunque mi ha fatto assaggiare tutti e 3 tipi di pasta. Cioè, vado a panza, ho messo, non lo so. Che è questo piatto? Salsiccia al mirto. Inventata da lui, da me. La salsiccia al mirto se l'ha inventata Dario, ma non esiste una ricetta, cioè non esiste nulla. Posso sempre? Metti bene la salsina, di sentire il mirto. Io non ho mai assaggiato. 1 anno e 4 mesi, lo dico, è una cagata. Fa proprio schifo, cioè non c'ha senso di vivere questo piatto. Questo è il suo piatto forte, eh? Non la fa come gli dico io, ovviamente. Dario penso che l'ha accusata tutta. Ragazzi, stiamo parlando di una salsiccia messa su una piastra, è servita e fa schifo. Amo, il tuo caso sì, fa proprio schifo. Questa è della scamorza messa in forno, sciolta, e ci ha appoggiato sopra del prosciutto. E l'errore? Che non è un piatto. Stava pensata prima veramente, che dici? Ha detto lo chef, cosa hai fatto di tuo? Ovviamente è un piatto assemblato quello. In realtà comunque c'è poco di nostro là, non abbiamo fatto niente. Dopo l'assaggio, per lo chef è il momento di conoscere Chiara e Massimo. Stasera quando mi hanno dato questo menù, io ho fatto fatica a scegliere. Guarda, io vedo un asterisco vicino ai piatti, no? Tutto congelato. Congelato. Sui secondi? Quando ha preso il menù in mano lo chef, io mi veniva da ridere. Ma non c'è da ridere. Eh no, mi viene da ridere perché insomma... Qua c'avete tutti ingredienti in busta, secondo me. L'unico, scamorza al prosciutto. È quello che ha preso lei. Tu cosa hai fatto? Hai preso una scamorza sottovuote di merda, l'hai buttata in forno, hai preso del prosciutto già affettato in busta e l'hai messa su una cosa calda che è diventato prosciutto cotto. Mezze mani alla boscaiola. Hai preso i piselli in scatola, i funghi hai detto in busta, hai saltato un po' di prosciutto, sì, e ci hai mischiato la pasta. Vero. Cacio e pepe tu non ci puoi fare niente, ma il cacio faceva schifo, perché è un cacio di merda sicuramente. Matriciana che era? Guanciale? Era guanciale, però faceva schifo pure. Era guanciale sotto vuoto. Massimo, devi cucinare, non assemblare, e assemblare pure male. Datemi un motivo perché io devo tornare qui dentro. No, perché si lamentano che non ci sono clienti, ma se mangio così perché devo venire qua? Dai, mettetemi in linea che stasera sto con voi. Voglio vedere un po' come funziona, dai. Ce la metteremo tutta. Lo staff del Mangiarte è in attesa di ricevere i clienti per la cena. Affidiamo le armi, eh? Ma come spesso accade, il locale rimane desolatamente vuoto. Sono le 11 di sera e il quartiere comincia a popolarsi. Anche il Mangiarte inizia a riempirsi di gente. Devi aspettare 10:30, 11, allora vedi gente che entra, mangia fino alle 5-6 di mattina. La mossa a prosciutto e 3 casini. Perfetto. Un po' un casino perché la gente che ha chicchia del cocktail, il tavolo che vuole mangiare i panini, il tavolo che vuole mangiare la pizza, un po' un misto di tutto. Questo è appunto green apple. Sì, cosa voglio, la tagliata? Oh, la dieta. Sempre una cosetta al volo, da quando mangi il panino, mangi una cosa, non è una cosa di chef, di cosa, capito? Ragazzi, buon appetito, vi lascio mangiare. Grazie. Arriva, questi mi porto io, sono questi, mi fanno bere. A metà della notte, lo chef ha capito come lavora il Mangiarte e in un momento di tranquillità si confronta con Mario e Dario. L'ho visto bene stasera. Cioè, i piatti escono, il servizio è andato molto bene. Questo locale è radicato proprio per essere un locale notturno. Un po' di musica, cocktail. Giustamente lui è abituato a tipi dei locali dove alle 8 si cena, all'1 si pranza. Cioè la ristorazione è un'altra cosa. Tu mi stai chiedendo un altro locale, capito che voglio dire? Cioè non lo so se vi servo, se vi posso aiutare. Secondo me se si può riportare col pranzo e la cena è meglio. Si può fare? No, si può fare, nella vita si può fare tutto. Ma dovete essere voi a volerlo fare. Volete fare sto cambio?
È ovvio che mi ha fatto riflettere, perché mi ha detto: tu vuoi essere questo o questo? Per me sì. Indubbiamente sì. Ristorazione completa è quello che comunque ho sempre voluto fare. Allora ci vediamo domani a pranzo. Vi voglio vedere all'opera con un servizio di ristorante. E non vi preoccupate per i clienti, che li trovo io. Metto io la voce in giro. Ok? Grazie. Grazie. Allora a domani. Ciao, buongiorno. È ora di pranzo. Grazie. E i primi clienti occupano i tavoli del Mangiarte. Oh, facevo sì io qua dentro. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Sei in linea? Ci proviamo. Dai, che è arrivata la gente. Patrizio raccoglie le prime ordinazioni e fa le prime battute. E per secondo avevo letto salsiccia al mirto, come sì. Ma descrivi? Fa schifo. Fa schifo, però linguine, cacio e pepe. Dopo un tabba, ciao, però. C'è subito un problema. Ragazzi, serve il pane, se gliela fate a tagliare pure il pane. No, è finito il pane. Come è finito il pane? No. Detto a tuo figlio, ho detto. A mio figlio gli dice c'è il pane. A chi lo devo dire? Ma... A me me lo devi, ma... Devo dire. O se no, prezza che tu... sbagliato. Che devo fare, ma... E che devi fare, impiccate. Allora, ragazzi, una linguina cacio e pepe, una mezza manica alla carbonara. Modate, ce lo gratto io il pecorino. Mi date un pezzo di pecorino, gratto il volo io. Che manca? La grattugia. Ah, che c'è un po' dentro? Vai. Carbonara, ragazzi. I primi piatti raggiungono la sala. Altri restano dimenticati in cucina. Che ordine è? È di Patrizio. Allora io che c'entro, scusa. E che c'entra? Sei secca. Spesso rimangono i piatti lì per troppo tempo. Questa è una bella frittata, ci avevamo. Noi dovremmo ordinare. Ne è venuto, ragazzo? Ancora no. Vanno trascurato. Per le maniche alla carbonara. Mangia poco. Le comande scritte male mandano presto Massimo in confusione. È il secondo questo? Come fa a essere il secondo? È uscito già questo. Esatto. Comanda 1, comanda 2, poi ritornava. Comanda 1, comanda 2. Questo è uscito, ma dobbiamo farlo per il secondo. In sala ognuno mette un numero alla propria comanda. Cerchiamo da far quadrato un attimo. 1, 2, 3 e poi c'è questi sono dei partiti. Ma l'uno l'ho già fatto. Cioè l'hai fatto o non l'hai fatto? Ho fatto un altro uno io ho fatto. Hai fatto quell'altro? Eccolo questo, basta. Io ci ho messo i numeri, lui ci ha messo proprio la quantità, non è uno. Mario interviene per cercare di portare un po' di ordine. Vi state a pia il caffè, la gente sta fuori, se sta a conciarsi a me. La roba d'arriva, che devo fare? Ah, Dario, devi uscire dalla cucina. Già se stanno a picciare per conto loro, esci fuori, dai. Dario, va in cucina, crea panico. Però non è che risolve. I straccetti? I straccetti. Ma mi devo ricordare qualcosa. Che mi ricordo? Io sto all'antuido, sto a... La sgaloppina al limone? E... Insieme alla pasta, tutto insieme. Sì, sì. Piamo un imbuto e mettiamo tutto dentro. No, fammi un miscelone, un pastone. Tutto a posto, raga? Sì, aspettiamo, però, spiegate. Cioè, tu c'hai la sala piena. I clienti che aspettano, c'è sul fuoco una padella. Metti la pila a bollire, fa qualcosa. Ora che aspettiamo. La necessità di servire i clienti che si lamentano si riflette sui piatti che Massimo fa uscire dalla cucina. Ma ci devi mettere pure un po' di questo qua solo, è guarnito poco poco. Io sono negatissima a fare le decorazioni. Tanto la mia minestrone è un pappone diventata, no? Metteci un po' di decorazione, un po' di insalata. Non ci vuole la decorazione, ci vuole la croce. Ragazzi, salmone? Beh, grazie. Beh. I piatti non erano fatti bene. Troppo al dente. Sei sotto un dente, no? Quasi. È dura, è fredda. Ha detto magnatate questa. Guarda. Tacchete, tacchete. I piatti era meglio che rimanevano in cucina. Ah, regà, c'è sta gente che aspetta e come fate pure buttare la pasta, tiè. Il piatto, quando arrivava, magari arrivava pure freddo. Così. Scusa, è fredda però, cioè, tutto sto tempo è pure fredda. E poi la stufetta, la metti vicino. Licenziatelo, ma... Ancora una volta Mario deve intervenire. Non può andare a fare battute perché quello non c'ha voglia di giocare. Ah, Patrizio, dai, va, fa una cosa, va. Ah, levo? No, va, va, io ci penso io, vai, vai, vai. Mangiare non si mangia. Arte non ne vedo. L'unica arte che vedo è la comicità. Qua dobbiamo partire dall'ABC. Confusione e nervosismo aumentano con il passare dei minuti. Ci potresti portare anche una bottiglia d'acqua, per favore? Ah, vabbè, manca l'acqua e la cosa... Il tavolo non era mio, comunque. No, i tavoli sono i miei. E tu dovresti guardare i clienti. Ma io cosa, il tavolo suo? Io con chi sto a parlare? Scusate, questa... Come ci fa? È impazzia, oh. Oh, se si sentono gli strilli fino a fuori, oh. Almeno la vergogna se la conoscete, state per zitti. Il pranzo si conclude con l'insoddisfazione dei pochi clienti, che lasciano il ristorante delusi e inappagati. Tra poco,
Lo staff è messo a confronto con i problemi di un vero servizio. Siete ancora sicuri che volete fare ristorazione? La campanella della scuola suona per il team del Mangiarte. Per partire da zero, meglio di una scuola alberghiera non c'è. Massimo e Chiara scoprono un nuovo modo di cucinare. L'occhio vuole la sua parte. Lo chef Cannavacciuolo è a Roma, al ristorante Mangiarte. Mangiarte 24 ore, ma che è una farmacia? Ha trovato un locale dall'identità incerta e confusa. Qua cos'è? Il pub, diciamo. Facciamo i cocktail, caffetteria. E uno staff impreparato. Fa proprio schifo. Non c'ha senso di vivere sto piatto. E completamente inesperto. C'è la sala piena. I clienti che aspetta c'è sul fuoco una padella. Io penso io, vai. Lo staff del Mangiarte si deve ora confrontare con lo chef Cannavacciuolo. Mario. Oggi ho riletto un libro, già sapevo la fine. Come abbiamo parlato di ristorazione? Panico. Penso dopo 20 minuti non ci abbiamo proprio capito più niente. Allora, prima comanda. Cioè, tu sai che i piatti che stanno uscendo fanno schifo, non sono buoni, e li buttate fuori. Cioè, abbiamo capito che noi fino adesso non abbiamo fatto proprio niente. In sala l'avete preso come un divertimento. Battute inadeguate alla ristorazione. Certo, magari sbaglio tu sulle battute, ma... Allora, tu devi capire una cosa. La simpatia gli ha di là, gente, sennò la simpatia è un'altra cosa, perché tu ti devi mettere sempre nei panni del cliente. Mario ci ha provato a tenere un po' la situazione, ma dopo un po' pure Mario. Non avete capito il concetto di ristorazione qual è? No, non l'abbiamo proprio capito, è vero. Voi vi siete focalizzati sul serale, sulla notte, e basta. Ieri sera vi ho visto, quello è quello che dovete fare. Uno che ha bevuto già 5-6 drink, se fa le schifezze che ha fatto oggi non se ne accorge nemmeno. Può essere. È sicuro, no? Può essere. No, è sicuro. È quello, eh. Dopo un servizio del genere, voi siete ancora sicuri che volete fare ristorazione? C'è da lavorare tantissimo. Sicurissimo. Anche perché chi non è d'accordo, la porta è quella. Ti butto io dalla porta poi, eh? No, Mario? Va bene. Perciò da questo momento fate quello che vi dico io. Sì, sì. Ok? Venite con me, dai. Incominciamo. Lo chef ha un'idea ben precisa di ciò che lo staff del Mangiarte dovrà fare. Ho letto scuola alberghiera, ho detto allora questa è una cosa che riguarda tutto ciò che è cucina. Per partire da zero, meglio di una scuola alberghiera non c'è. I professori vi spiegheranno le basi del nostro lavoro. Possiamo fare cose serie allora? La base, almeno la base la dovete sapere. Andate dentro che poi vi raggiungo, vengo a fare un esame dopo, capito? Come esame? Cioè che stiamo a fare? Salve. Salve. Ciao. Benvenuti. Io sono un'insegnante di accoglienza turistica di questa scuola, per cui alla base della mia materia c'è il portamento e l'etica professionale. Chi di voi è in sala? Siamo io, Ugo Abbolto e Patrizio. Chi è che mi fa vedere come si muove in sala quando camminate? Qua cosa che mi faranno? Nero. Perfetto. Mi è venuto da ridere quando ho visto Patrizio e Dario storti, camminano, ridono, scherzano. Diciamo piuttosto ciondolanti. La postura, voi siete tutti un po' ingobbiti. Perché mi esce fuori la panza, capito? Eh no, perché devi trattenerla. Ok. Caro Patrizio, si imparano tante cose nella scuola. È importante, perché quando metti le mani in tasca... Anche così? No, è una posizione che non si assume mai. Vabbè, scusa, non lo sapevo. Cioè. Come sono io adesso, è quella la posizione giusta. Non male, abbiamo tutti così, guarda. Eh certo. Come diceva lo chef, si parte da zero, quindi stiamo ripartiti dalla scuola. Magari l'attesa è lunga per l'uscita del piatto, il cliente è spazientito. Che fate? Lo tratteniamo. Come? Una battuta. No, dovresti essere in grado di capire chi hai di fronte e se può apprezzare la tua battuta. Penso che abbiano capito finalmente come comportarsi e come non comportarsi. La seconda ora di lezione è dedicata alla mise en place. Quella del Mangiarte è il punto di partenza per le osservazioni del nuovo insegnante. Innanzitutto possiamo sistemare meglio il tovagliolo, non arrotolare le posate, anche se può sembrare una questione igienica, e vediamo un po' di capire come si può migliorare anche con la stoffa o con altri tipi di posate. Apparecchiamo due coperti. Secondo voi? Ah,
il tovagliolo va in centro e le posate ai lati? Bravo. Il tovagliolo va in centro perché in qualche modo sta a delimitare il coperto. In un ristorante dove si sceglie alla carte, normalmente noi mettiamo due forchette, un coltello, quindi sistemiamo quello lì e poi procediamo coi bicchieri. Allora, ci sono due modi di disporre i bicchieri a tavola. Questo che avete scelto voi, partendo dalla punta del coltello più interno, si mette il bicchiere d'acqua. Quando vedi la tavola apparecchiata bene, ti hai anche più voglia di mangiare. Dopo aver insegnato le basi dell'accoglienza allo staff della sala, è il momento di valutare l'esperienza di Ugo. Ugo, saresti in grado di prepararmi un cocktail Negroni? Come no? Adesso il bicchiere. Ti faccio notare soltanto una cosa. Qui intorno il cliente ci dovrà appoggiare le labbra. Il modo più corretto di prendere un bicchiere è sempre dal fondo. Nel casino della caciara non fa casa come prendere il bicchiere, invece ho capito che è molto importante. Se doveste servire un moscato, in quale bicchiere lo servireste? In quella coppetta. Esatto. E se invece dobbiamo servire un rosso corposo? Mario, quello con la pancia più larga. L'ultimo. Quello con la pancia più larga. No, l'altro. Questo bicchiere. E secondo voi cosa serviamo in questo bicchiere? Qua più un amaro. Sorbetto. Un cognac. Whisky. Vino passito. E alla fine sono stati un po' responsabilizzati ed era quello che io volevo. Dopo il servizio di oggi a pranzo, che sappiamo com'è andato, no? Cosa serviva? L'ABC. Io adesso voglio fare un piccolo esame. Partiamo proprio da questa tavola. Com'è apparecchiata secondo voi? Bicchiere della professoressa. Come ho messo io? I coltelli vanno con la lama verso l'interno. Vedete che questo non è uguale a questo, o no? Le forchette vanno di qua e quelle là vanno di là. Bravo. Posso farlo? Siamo riusciti un pochino tutti quanti a riconoscere le forchette, i coltelli, la posizione dei bicchieri. Poi cosa vi hanno insegnato? Portare i piatti. E dai, portate questi piatti. Attenzione. Posso aggiungere che il piatto va servito prima alla signora e poi sempre con una sola mano il piatto. Indubbiamente questo giorno di scuola è servito a qualcosa. Anzi, diciamo, è servito parecchio. Patrizio, vieni qua. Il suo piatto è freddo. Mi ha un po' provocato e io non sapevo come rispondere. A un certo punto ho detto, no, qui devo essere perfetto. E poi lo cambio. Lo porto indietro, scusate. Patrizio, come prima cosa si chiede scusa. Tutti possiamo sbagliare. Bravo. Certo, queste cose poi cercherò anche da farle anche al ristorante dove lavoro. Oggi siamo partiti dall'ABC. Dopo la C cosa c'è? Di come divise. Grazie, sono belle davvero. Non sembrano manco divise da lavoro. Adesso l'ABC ce l'abbiamo, ci serve ancora tutto l'alfabeto. Manca la parte della cucina. Massimo, tu è Chiara, venite con me, che non è finita. Non resta che dare le basi anche a Massimo e Chiara. Gli attende il training nelle cucine della scuola. Oggi facciamo due ricette molto veloci, una simpatica che è il club sandwich e poi invece facciamo di lumaconi ripieni di baccalà e patata su una crema di piselli, ok? Vabbè. Come prima cosa facciamo cuocere la pasta. Allora, baccalà, solo olio. Posso? Vai. Vedi che scotta? Vabbè, per capire la temperatura. Vedere Cannavacciuolo, che è un chef così importante, cucinare è stato bellissimo. Molto veloce una cottura. Qua già ho preparato la crema di piselli, scalogno, patate sottile. Per ottenere un po' di cremosità, a questo punto il baccalà lo mettiamo in una ciotola. Usiamo un po' di prezzemolo, un po' di olio all'aglio e con l'aiuto di un cucchiaio e una forchetta lo lavori. Qua abbiamo la crema come quella di piselli, solo scalogni e patate. Ne mettiamo un po' dentro al baccalà per farlo diventare cremoso.
ho capito che l'importanza di usare materie prime buone porta anche a un risultato non indifferente e anche a una grande soddisfazione. La pasta è pronta, con la farcia di baccalà e patate facciamo il lumacon. Che spettacolo! Allora, piatto, passami un foglio di carta da cucina. A questo punto mettiamo la crema di piselli nel piatto. Quando lo chef ha messo la crema verde, c'ha un colore fantastico. Ci ha messo quei quattro lumaconi sopra. Visti veloce, una ricetta gustosa. Sicuramente. Perché immagini il baccalà, la patata, la freschezza dei piselli. Dai, assaggiate. Ecco l'importanza della presentazione. L'occhio vuole la sua parte. Senti la dolcezza dei piselli, ma è buono, ma è veramente... Siamo i due piselli che mi hai dato. Uguale. Era totalmente diverso il colore dei piselli, era più molto verde. Qui ci sono gli ingredienti per fare un club sandwich. Solo questa è un po' una mia linea, perché un club sandwich è fatto da tanti strati di pane. Invece qua ne facciamo solo due di strati, ma tosti. Belli consistenti. Metto di pollo alla piastra, vero chef? Piastra, sì, scottato in padella. Un po' di sale, pepe e un po' di maionese. E le uova a tegamino, bacon croccante e pomodoro, ok? La preparazione del sandwich è facilissima, un piatto per i ragazzi soprattutto. Che c'è, Chiara? Bellissima, già da così. Già da così. Bello imbottitone, bello carico, bellissimo, vado a guardarlo. Senza parole, non ci abbiamo mai pensato. E noi di panini facciamo veramente tanti. Vi piace? Così potete accontentare pure la clientela che vuole mangiare solo un panino. Certo. Dai, assaggio, dai. Dagli un pezzettino, lo diamo a metà? No, io me lo zio proprio, dai. Ah, sì? Sì. Ah, pure io. Animale. Ora è il momento di trasformare anche il ristorante. Il team dello chef Cannavacciuolo si mette al lavoro per dare identità e personalità al nuovo Mangiarte. Tra poco, lo staff scopre il nuovo aspetto del Mangiarte. Ti vedo preoccupato, che? Pochino. Lo chef prepara il rilancio del locale. Raga, questo spirito qua lo voglio trovare nella serata. Ci dobbiamo divertire. Riuscirà lo staff del ristorante a mettere in pratica gli insegnamenti appresi in questi giorni? Se lavorate bene, questi sono i risultati. Lo chef Cannavacciuolo è al ristorante Mangiarte. Mamma mia. Ha trovato una cucina modesta e senza personalità. Ha detto magnatate questa. Stacchete. Uno staff inesperto e confusionario. Io con chi sto a parlare, scusate. Che lo chef ha dovuto riportare a scuola. Si chiede scusa, tutti possiamo sbagliare. Per lo staff del Mangiarte è il momento di scoprire qual è il nuovo aspetto del loro ristorante. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno chef. Buongiorno chef. Sta a posto, ma ti vedo preoccupato, che? Pochino. Prima cosa, una sola insegna. Il nome del ristorante, cucina con giardino. Il giardino poi capirete dopo il perché. Senza altre scritte, mille scritte che erano bruttissime. Quelle scritte, quelle informazioni che però messe tutte accozzate non servivano a nulla. Dai, venite con me, dai. Sono entrato dentro la sala. Oddio, cioè questo è il ristorante nostro. Io sono da un'altra parte. Ma siamo sicuri che è il locale nostro? No. Abbiamo mantenuto il concetto di recupero. Tavoli, le sedie recuperate da un cinema, i secchi abbiamo fatto diventare lampadari. Il locale è bellissimo. È un altro locale. Dai, venite con me. Qua abbiamo fatto la parte bar. Pure qua, vedete questi oggetti che abbiamo recuperato? Prima erano sparpagliati in giro, adesso abbiamo dato un'identità vicino a un muro, da soli.
Questa parete l'abbiamo lasciata libera, chiara, colorata. No, chiara. Chiara e colorata. Abbiamo preso lo spunto dai tuoi capelli per fare la parete. La parete blu come i miei capelli? Quella mi ha colpita. Dai, venite in cucina, vi faccio vedere un'altra cosa. Per cucinare bene ci vogliono gli attrezzi. Coltelli che tagliano. Le padelle sono fantastiche, ci sono i coltelli nuovi. Possiamo provare? Come, puoi provare? Ecco, vieni Massimo. Chiara e Massimo sono contenti perché avranno del materiale migliore per lavorare. Cosa c'era scritto fuori? Cucina? Con giardino. Cucina con giardino. Con giardino. Andiamo a vedere questo giardino, dai. Un giardino vero e proprio? Dio stupendo, una cosa di bella l'avevo vista. Da fuori quando passano ci vedono dentro. Avete visto il muro? Abbiamo utilizzato i pallet come portafiori. Ma anche le piante danno un effetto bello, positivo, quindi uno è più spronato ad entrare. Oh, bello! Bravo! Alla fine a San Lorenzo ce l'abbiamo solo noi in giardino così. Adesso cosa manca? Da mangiare. Da mangiare, bravo. La cucina. Io ti ho fatto una linea da ristorante con qualche piatto da snack tipo il club sandwich, tipo lo spedino, l'hamburger. Tutto il menù va benissimo per ogni tipo di clientela. Sembrano pure buoni, ma li potevo assaggiare. Come no? Allora qua gli antipasti, una zuppa di legumi e verdure, animelle e carciofi con una crema di carciofi più carciofi intero, pomodoro ripieno di tonno con cipolla e una salsa di pane. Quello deve essere buono. Questo lo conoscete. Passo di qua, mi siedo in giardino e mi mangio un bel club sandwich. Ai primi, ravioli, cacio e pepe. Anche dentro cacio e pepe? Cacio e pepe all'interno. Lumaconi con baccalà e piselli. Gnocchi alla matriciana. Adesso fare dei gnocchi che lo metti nell'acqua e dopo 3-4 minuti è pronto, a noi ci ha reso la vita molto più semplice. Passiamo ai secondi. Pure là lo spiedino con i peperoni, peperoni arrostiti, a insalata, hamburger con cime di rape, una scamorza scottata alla griglia, stingo di maiale brasata alla birra scura con una schiacciata di patate. Questo lo vedo proprio buono. Passiamo al dolce. Ci abbiamo una zuppetta di arance sia crude che cotte, con del cioccolato amaro, una crostatina di mele e frutti di bosco e fiori, una mousse a caffè insieme a una mousse di limone, meringhe e limone candito. Se immagini la golosità, la croccantezza della meringa. Nel bicchiere ci abbiamo una mousse di yogurt, amarena e cioccolato. Quello dovrebbe essere veramente buono. Quello è per te, Mario. Ha detto sempre, Mario. Mario, tu tutti i piatti, questo è veramente buono. Tu veramente buono. Allora, mentre loro assaggiano, volete assaggiare? Sì. Dai, tu vieni con me, Kizzi. No, voglio, no. Non puoi assaggiare. No, no. Dai, dai, assaggiate, assaggiate. Ne so proprio io. Sembravo di un morti di fame. Assaggiamo qua, assaggiamo qua. Basta! Ma che fai? Ma è solo quello? Il menù di lo chef è inutile commentarli, parlano da soli. È l'ora della riapertura e lo chef dà gli ultimi consigli ai ragazzi del Mangiarte. Ragazzi, stasera vi voglio carichi. Sì, chef. Mario, cosa mi avevi chiesto quando sono entrato qui dentro? Un ristorante mi hai chiesto. Guardatelo. Bellissimo. E guarda che camerieri. Guarda che posizione. Ti ricordi quando sono arrivato qui dentro? Cago, vado a masticare. Fatelo in bocca. Bravo. Butta sta gomma. No, ciao. Raga, questo spirito qua lo voglio trovare nella serata. Ci dobbiamo divertire. Perché se noi quando lavoriamo ci divertiamo, la fatica non arriva. Dai, raga, grinta. Bravo. Cosa gli hai detto? Cosa vuoi? Grinta, cazzo! Dai, 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 dai! Buonasera. I primi clienti arrivano.
e il nuovo aspetto del ristorante raccoglie subito consensi. Molto eleganti, devo dire. Ho visto già subito nei loro occhi un senso di sorpresa. Vorrei assaggiare questi ravioli cacio e pepe. Buonissimi, signore. Gnocchetti. Mi sono trovato bene perché ho visto tutto precisino, tutto ordinato, composto. Mi è piaciuto. 3 ravioli cacio e pepe e dopo 3-5 maiale alla birra. 4. Un po' di parmigiano, olio, dai. Dai, brava. 2 zuppe, ti ricordi il tavolo? Dario e Patrizio mettono in pratica gli insegnamenti ricevuti a scuola. Ecco a voi, ragazzi. Buon appetito. Con i primi piatti arrivano anche i complimenti per Massimo e Chiara. Ragazzi, dalla sala fanno i complimenti. Grazie, ringrazio tutti. I piatti quasi come se avessero puliti proprio con il sapore. Ragazzi, se lavorate bene, questi sono i risultati. Piatti puliti. Favoloso, perché la gente ha gradito. La serata procede bene, ma basta un niente per far calare attenzione e impegno in sala. No. Dici qualcosa. Cioè, no, non avete capito niente voi. Non avete proprio capito niente. Dai, che non è che voi. Certo, da oggi poi cercheremo di essere un po' più precisi. Io ce la metterò tutta. L'intervento di Mario e dello chef fa sì che lo staff ritorni a occuparsi dei clienti del ristorante. A posto allora, va bene. Ti piace il locale tuo? Eccoli, grazie. Alla vostra. E a mangiare. Adesso dobbiamo noi andare avanti nel modo migliore. Arrivederci, buona serata. Gli ultimi clienti escono soddisfatti, dopo una serata in cui tutto ha davvero funzionato perfettamente. Ragazzi, la serata è finita, c'è poco da dire. I piatti parlavano da soli, piatti vuoti, è un messaggio positivo. Significa che i clienti erano contenti e soddisfatti. Questo è il nostro lavoro, fare felici i clienti. Voi mi avete chiesto un ristorante, il ristorante ora ce l'avete. Grazie chef. Abbiamo parlato della ABC, perciò la strada è lunga ancora e ricordate, questa strada ha senso unico, perciò dovete andare diritti così, ok? Grazie chef. Grazie davvero. Dai, ciao. Grazie. Abbiamo fatto un bel lavoro, ma. Abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Mi raccomando, che tu qui dentro sei il futuro. Ciao raga. Grazie. Scusi, è questo il posto aperto tutta la notte? Adios.